Forse sono le cose più importanti, perché alla base di tutto poi schieramenti, sistemi di gioco 3-4-3, 4-4-2, ma ci vuole una mentalità vincente, una mentalità offensiva che questi due allenatori hanno. Andriy Shevchenko dalla Dinamo Kiev per 45 miliardi al Milan. Un giocatore che è quasi gemello di Ronaldo perché sono nati entrambi nel 76, fine settembre. È un giocatore che per lui con il Milan, Brunan Gotit, Shevchenko, calcia di destro e quindi l'assist su Weah e dall'altra parte Serena. Con Shevchenko combattono i due, Boriello fischia, calcio di punizione. Squadre che giocano un calcio. Albertini Elbeg, Shevchenko prova a puntare Bogosian, sulla palla Albertini, rivediamo intanto l'intervento del... Stretto, difficile far passare le palle filtranti perché le maglie dei centrocampisti e dei difensori si stringono. Shevchenko, Birov, la palla sul sinistro, Buffon! Quella grossa occasione per il Milan. È quello a cui faceva riferimento Francesco Guidolin. Sbagliare in fase di impostazione un passaggio può essere. Per ancora, riesce a servire Birov, Shevchenko. E manca il gioco fino a questo momento. Arriva Helweg, si è allargato Shevchenko, lo rimonta Michele Serena. Ancora Shevchenko, palla in fallo laterale. Azioni di altissimo agonismo. Abbiamo visto come nell'azione precedente, quando il Milan è riuscito ad affacciarsi nell'area di rigore del Parma, sia arrivato a questo perché ci sono stati 23 contrasti di grande intensità in mezzo al campo e sono questi che. Tra parte il traversone, fa buona guardia Fuser. Sì, Paolo. Posso dire intanto che Malesani ha chiesto a Di Vaio di andare sulla fascia sinistra, mentre a Crespo. In questo momento dalla parte di Ngoti, ma giocano sempre con il 2 più 1 dietro. Perché difesa alta del Parma, recupera poi Cannavaro e scatta Shevchenko. Turam protegge il pallone. Funca Albertini, il danese fresco sposo sulla grande destra. palla, Intanto grande grandissima palla palla. per Shevchenko. Birov in mezzo, in agguato. L'ucraino vede Weah al volo. Ottima grossa arretrato, è stata molto bella l'intuizione di Shevchenko e anche l'esecuzione di Weah non è stato fortunato, non ha colpito molto bene la palla. Da queste prime indicazioni ricordiamo che sia il patro. Ottimo il controllo, lo stacco di Shevchenko. Questa palla è molto pericolosa, è la palla che noi tecnici chiamiamo palla incrociata e quindi era prevedibile trovarci di fronte a una situazione del genere. Paolo Maldini, dentro ancora per Birov, Shevchenko, Ambrosini e il tocco per Guglielmin Pietro, ancora dentro, quindi Serena il rinvio in qualche modo di Cannavaro, la palla recuperata da Shevchenko, ancora in mezzo, E qui il mio. Shevchenko sulla destra, Birov in mezzo, il liberiano, lo spazio per Shevchenko a cercare Birov, quindi la... Allungata dal terreno di gioco. Intanto Shevchenko è sulla sinistra. Tre avversari di fronte all'ucraino, non si passa. Si è liberato Shevchenko che ha il numero 7 sulle spalle. Parte il traversone leggermente deviato, ma c'è Gianluigi Buffon che ha messo su Shevchenko. Cannavaro rimane adesso praticamente a centrocampo, poi va a seguire Elbe. Albertini. Shevchenko. Arpione in qualche modo il pallone, va anche al contrasto successivo, poi la normativa FIFA sul rigore, sull'espulsione dei portieri, dovremmo, quanto mi è un rimpallo poi Turam, è difficile comunque controllare il pallone, ancora l'ucraino, le movenze di Shevchenko, piede preferito sicuramente il destro, la sponda di... In maniera molto veloce e questo è importante per il gioco del calcio, quando c'è velocità c'è. Shevchenko, ancora Shevchenko dopo lo scambio con il compagno di squadra, parte l'ucraino, arriva Cannavaro, supera in velocità Serena, non Turan, calcio d'angolo. Tutte le qualità. Intanto è lì a raccogliere il passaggio corto, il corner corto di Albertini, si propone il cross, è andato a cercare l'impatto Birov, Weah.
la cucchiaiata su Shevchenko che gli restituisce il pallone. Scatta ancora Shevchenko, è un bel duello con Thuram. Guidolin, il pallone strappandolo letteralmente a Bogosian. Helveg, spazi adesso per Shevchenko per partire nella posizione che predilige, in area il sinistro sul fondo. Shevchenko ha tagliato dentro portando palla, ha liberato il sinistro, non ha calciato benissimo, ma buono la soluzione tattica. E anche lì Viene rimontato da Dino Baggio, mantiene il possesso della palla Shevchenko dentro, fermato davanti. Milan stacca Guglielmin Pietro, Thuram saltato dal rimbalzo e poi Cannavaro mette giù Shevchenko. Sì, lascia giocare, lascia anche che i contrasti siano piuttosto duri, perché si accorge che non c'è molta lealtà in campo. Shevchenko che è ucraino, lo rivediamo. Anche se è stato bravo Cannavaro a Davita. Molto bene sia Guglielmin Pietro che Fuser sulla fascia destra e sinistra di Parma e Milan. Mentre adesso Shevchenko, aumentano anche i falli, di solito anche sintomo proprio comunque di stanchezza, no? Che affiora. Vediamo, tanto Thuram che trattiene per il calzoncino di Shevchenko, fuori intanto Helveg.